Gabriele Maio, stadiotardini.com. Io mi sono fatto una piccola convinzione. Secondo me esiste un progetto tecnico del Parma che ha preso due attaccanti come te, Flockery, che non sono noti per andare in doppia cifra, diciamo così, perché dovete essere, diciamo così, utili a qualche altro giocatore tipo Giovinco, il quale, se proseguirà come è iniziato, è facile che arrivi in doppia cifra. Analizzandola in questo modo, credo che non ci sia niente da dire sull'attuale andamento del Parma. Sicuramente, a parte i lavori di squadra, che comunque questo si vede che io, comunque, essendo così fisicamente possente, è scontato che devo fare quello in campo. Però, essendo un attaccante, ci mancherebbe che qualche gol va bene. E quindi pure per me stesso, voglio dire, non sono uno che lo cerca, a prescindere dai 90 minuti e dopo la partita sicuramente non sono triste. Però dai, come lavoro per la squadra sono contento di farlo e quindi ci sta. Poi Seba è uno che comunque ne approfitta degli spazi che io creo o Sergio se dovesse giocare lui, quindi se la squadra va bene speriamo di continuare così. Nei sei cambi che ti hanno visto protagonista fino a questo punto, tre volte sono subentrati degli attaccanti, ma nelle ultime tre sono subentrati dei centrocampisti o dei difensori. E questo ha fatto sì che il pensiero gentile di Colomba di sostituirti all'ultimo minuto per farti tributare un applauso si è tramutato in fischi per l'allenatore. Sono scelte comunque dell'allenatore queste. Io più che voglio dire fare la mia parte in campo, poi dopo sono comunque sempre scelte dello staff tecnico, quindi io sicuramente non giudico. E poi se lui ha pensato bene di fare questo perché aveva in mente qualcosa, quindi ripeto, sono scelte, quindi non so fermare io questa cosa. Tu hai detto poco fa che ti serve fare più gol. Ecco, come si lavora in allenamento per arrivare a essere più prolifici, più freddi, più opportunisti? L'attaccante comunque è un ruolo particolare, al di là del lavoro che faccio io, che comunque è un lavoro abbastanza stancante durante la partita, comunque protegge palla ogni volta, saltare, quindi arrivo in zona gol già un po', diciamo, stanco, però non è una scusante, perché comunque saltare, forse fare un salto in meno, un gol in più sarebbe meglio. Quindi durante gli allenamenti sicuramente bisogna lavorare sempre al 100% e penso che lo facciamo tutti. Poi la partita ha una storia a sé. L'attaccante molte volte guarda, la prendi male, va in porta, la prendi bene, non va, io la prendo bene o male, non va lo stesso, quindi per adesso speriamo che vada meglio dopo. No, c'è da dire due cose secondo me. Uno, che tu col gioco che fai vieni spesso lontano dalla porta, quindi di lì è più difficile essere pericolosi. L'altra però, secondo me, un aspetto che tu puoi migliorare è nella rotazione delle parabole dei cross, perché quando arrivano cross tesi, uno con la tua stazza secondo me dovrebbe essere più presente nel punto di atterraggio della palla, e tu secondo me non sempre ci sei, quindi una cosa è eccezionale per la squadra, infatti credo i compagni ti godano, perché il lavoro che tu fai è incredibile, sull'altra però proprio dell'attaccante puro. Che... No, sicuramente su quello devo migliorare io, come adesso dobbiamo migliorare un po' come squadra sulla chiusura delle azioni, perché giocando con due punte uno dietro all'altro, se io dovessi andare appunto a chiudere il cross, Seba rimane un po' più dietro, oppure è andato lui a ricevere palla, quindi mi ritrovo io in mezzo ai due difensori, quindi di solito io ne porto via due, e in quel momento dovrebbe inserirsi uno da dietro. Secondo me è una cosa positiva sempre per loro, perché comunque avrebbero più spazio, più possibilità di fare gol. Dall'altra, essendoci un altro giocatore in area, potrebbe darmi appunto spazio anche a me e far valere la mia stanza fisica, quindi da quel lato, ripeto, possiamo migliorare, perché comunque è importante soprattutto anche per me, quindi speriamo di far sempre meglio. Comunque gli applausi del Tardini, forse i primi in modo così evidente nei tuoi confronti, come li hai accolti? Io sono uno molto autocritico e quindi mi rendo conto da solo sempre secondo me, se ho fatto una buona partita o una partita meno buona, quindi
domenica mi sentivo bene, soprattutto il primo tempo, poi il secondo, a parte la parte finale, poi vabbè. Lo sapevo già di mio di aver fatto una buona partita, però potevo far gol di nuovo e volevo che la squadra si vinta a fine partita, quindi ero un po' scontento da quel lato. Poi i tifosi, io non giudico mai chi viene a vedere la partita, a parte sia applausi che fischi, loro hanno tutto il diritto di farlo, quindi vengono, pagano e ci sta. Io non sono uno che soffre o esalta l'elogio oppure al contrario, quindi in generale ero contento della mia prestazione, tra virgolette, perché volevo 3 punti e volevo un gol, però di là sono stato contento. Sei già da qualche mese qui a Parma, quindi puoi fare un bilancio tuo personale. Secondo te che voto ti puoi dare? Come sta andando? Ho già fatto un'altra volta la stessa cosa, l'unica, ripeto, mi sento di migliorare partita dopo partita, però ripeto, per un attaccante molte volte è meglio fare una prestazione negativa e far gol che al contrario. Quindi, però per quanto riguarda invece la società, secondo me, che sono presenti sempre sia durante gli allenamenti che durante le partite, penso che stia facendo bene da un lato, e come diceva prima, non essendo uno che ancora ha fatto gol in doppia cifra, quindi in Serie A, quindi sto facendo, diciamo, il mio per la squadra e soprattutto per Seba, che comunque, ripeto, lui con il mio gioco ha tanti spazi e ne approfitta spesso. Domenica è stato sfortunato anche lui, quindi per me, ripeto, io sto facendo bene in alcuni aspetti e sicuramente ho voglia di migliorare in altri. Riprendendo quello che ha detto il collega poco fa, c'è qualcosa che vuoi dire ai tifosi, visto che ultimamente ti stanno fischiando e magari si aspettano di più da te? Ripeto, non ho da dire tanto, perché comunque io faccio il calciatore e ci sta che ci sono momenti che mi fischiano, momenti che ricevo applausi. Il modo mio di giocare, secondo me, se fossi stato in Germania o in Inghilterra, penso che avevo molti applausi e pochi fischi. In Italia invece, dove comunque ci si aspetta sempre, sai, una giocata da uno più rapido, di solito i giocatori amati dal pubblico sono sempre quelli più rapidi, quindi io penso che, a parte che forse posso crescere un altro po', ma abbassarmi non penso più, quindi dovrò essere abituato sempre a questi tipi di reazioni. Secondo me, se avessi fatto gol nelle mie circostanze, in questo momento si parlerebbe di un altro Graziano. Quella stessa cosa, ma secondo me, cioè, io parlo per me stesso, io non sono sicuramente contento quando non faccio gol. Cioè, non è che finisce la partita e io sono vado a casa contento, non ho fatto gol, ho preso i fischi. Io ho voglia di fare per me stesso, per la società e per i tifosi sempre il meglio. Poi, ripeto, non giudico mai quando nei limiti dei fischi, quando si durante al campo, non me ne frega niente. Cioè, sono scelte dei tifosi. Proviamo a parlare un po' della prossima partita. Sì. Avete il Cagliari, ma non so perché sono state vincite riconosciute, diciamo così, il Cagliari è una squadra forte in casa, difficile da battere. Voi come vi state preparando? Come ci arrivate? Allora, a parte che oggi, ieri abbiamo ripreso, oggi abbiamo fatto lavoro fisico, quindi inizieremo tra oggi e domani a pensare al Cagliari sul campo, poi si pensa già dal giorno dopo la partita passata. Non è facile, Cagliari sicuramente è un'ottima squadra, in casa soprattutto, però ripeto, noi siamo consapevoli del valore che abbiamo. Se entriamo convinti in campo e siamo cattivi e diamo una dimostrazione di carattere, secondo me le qualità le abbiamo anche noi, quindi potremmo fare una buona gara. Noi abbiamo voglia sempre di far punti e sicuramente non vogliamo andare là a perdere, quindi si vedrà.